L'ultimo atto del dramma giallorosso. Nella partita Roma-Milan giocata all'Olimpico, l'arbitro non ha concesso ai padroni di casa questa rete. Era gol. I romanisti giurano che il pallone aveva oltrepassato la linea della porta e aggiungono che per 4 partite consecutive l'uomo in giacchetta nera ha annullato loro 4 reti validissime. Esiste dunque una congiura contro la squadra della capitale. Ammettiamo che i tifosi abbiano ragione e facciamo un breve processo al dittatorello in nero. Allometto che tutte le domeniche sgambetta su e giù per il campo invece di trascorrere la festa in famiglia. I testi sono 2 giornalisti, alcuni giocatori della Roma e i tifosi dell'Olimpico. Cominciamo con i giornalisti. Giustificate la serie di errori arbitrali contro i giallorossi? Beh, gli sbagli non si giustificano. Tutto al più si può cercare di spiegarli. E io credo che, a parte la casualità, la fortuita di questi errori, credo che si possa spiegarli con 2 considerazioni. La prima è che la Roma è una squadra che fa gioco, ma che non ha un animus pugnandi, una aggressività troppo marcata, quindi non si impone neanche agli arbitri. La seconda ragione è che la Roma non ha ancora in seno alla Lega e alla Federazione quel peso, quell'autorità che pure il suo pubblico e la sua levatura tecnica meriterebbero. È una domanda alla quale non vorrei nemmeno rispondere. Infatti non mi piace, per principio, accettare discorsi polemici sugli arbitraggi. Nel caso della Roma io sono convinto che si tratta soltanto di una serie di circostanze sfortunate. Non esiste congiura, non c'è avversione, non c'è prevenzione risorta. Può darsi semmai una cosa, che la Roma abbia fatto troppo vittimismo negli ultimi tempi contro gli arbitri e che nella categoria dei direttori di gara si sia determinata qualche larvato risentimento che non ha giovato alle sorti della squadra giallorossa. Io giocatore non posso rispondere a questa domanda. Mi dispiace, ma a norma di regolamento non possiamo fare dichiarazioni in merito. Non posso rispondere a questo argomento, con me no comment. Poi sono dell'Inter, scusi. I tifosi, quando un gol della Roma è convalidato, manifestano così la loro gioia e reagiscono invece in questo modo quando viene annullato. Sulla cosiddetta congiura degli arbitri la pensano così. Annuncio, non vince il campionato. Sono tutti pulantoni. Certo che gli arbitri con noi ce l'hanno proprio a morte. Io penso da farla finita contro la Roma perché sono una massa dei sozzoni. Basta, ho devo seguitare. Io sono laziale, ma sono anche sportivo. A un certo momento stanno sempre dicendo che l'arbitraggio, mo quell'arbitro dice qua, quell'arbitro là. Ma io dico pure che se si imparasse a giocare sarebbe un po' meglio con tutti i giocatori che c'è a Roma. Avrebbe voluto dire di più, ma democraticamente gli hanno chiuso la bocca.